buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. È per noi un grande piacere, un motivo di orgoglio presentare un grande campione, Antonio Di Natale, che entra a far parte della nostra organizzazione con un ruolo importante di collaborazione tecnica. Quindi ora deve soltanto decidere il numero di maglia che vuole scegliere, così ci organizziamo. No, siamo sicuri che darà una mano anche con i suoi consigli, suggerimenti, con la sua esperienza ai nostri attaccanti, che sono molto bravi. E quindi un grande ringraziamento per aver accettato la nostra proposta, e un grande ringraziamento va anche al nostro direttore Guido Angelozzi, perché è qui da poco tempo, però è già riuscito a, oltre a dover lavorare sul mercato, anche a dare un'organizzazione alla società sempre più strutturata e con persone di competenze e professionalità elevate che accrescono anche il prestigio della nostra società. Quindi grazie al direttore e grazie anche al mister, perché anche lui ha avuto un ruolo importante. E quindi cedo subito la parola al direttore Guido Angelozzi, che ci racconta un po' come sono andate le cose, perché ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine siamo riusciti a... Come se... Tanto, buonasera. No, niente, quello che ha detto il Presidente lo ringrazio. Questo è un altro tassello che ci eravamo prefissati all'inizio di quando siamo partiti questo percorso. C'è stata la possibilità di arricchire la società, perché Totò Di Natale, di là l'aspetto della sua carriera, però è una persona, secondo me, che ha delle doti importanti, che ci può aiutare a crescere a noi come società. Sarà un consulente nostro, in più sarà un collaboratore tecnico, e questo devo ringraziare al mister, che è stato, insomma, tenace a farlo ritornare. Ci eravamo incontrati quest'estate a Forte de Marne, sì. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci siamo piaciuti come due fidanzati, e poi piano piano c'è stato un corteggiamento, e alla fine Totò è stato bravo, perché ha capito che, insomma, si può fare un percorso assieme, sia lui che noi, insomma, per arricchire questa società. Per cui gli do il benvenuto e cresceremo insieme, Totò. Più alto non si può. No. L'altezza siamo questi. Intanto buonasera a tutti. Per me è un onore stare qua, voglio ringraziare intanto il Presidente che mi dà questa possibilità di venire qua alla Spezia a cercare di mettere la mia esperienza di 21 anni che ho giocato a tanti livelli. Poi ringrazio anche il direttore, perché poi mi sono incontrato un mese fa con il direttore, si è fatta una bella chiacchierata, e c'è un progetto così interessante di fare in 2-3 anni un salto di qualità come società, ma anche come risultati. E poi io voglio ringraziare anche il mister Marino, che dal primo giorno che è arrivato qui a Spezia mi ha sempre chiamato per di cercare di dargli una mano. Io sono qui, io metto a disposizione della società, metto a disposizione del mister, cercherò di portare la mia esperienza anche per gli attaccanti, di allenare, che è quella che è una cosa che mi piace tanto, e cercherò anche di vedere qualcos'altro. Però voglio ringraziare la società e anche i tifosi della Spezia. Antonio, benvenuto, Enrico Lazzari, Torino Liguria Sud, Spezia Calcio News. Ti volevo chiedere, appunto, la tua è una scelta di campo, cioè ti piace lavorare in campo ancora, cioè a fianco magari degli attaccanti per dargli una mano, o ti piace anche lavorare dal punto di vista, diciamo, di scelte societarie o di consulenza, come ha detto giustamente il DG Angelotti? No, all'inizio è più cercare di lavorare fuori del campo, però poi il mister mi ha chiesto di andare dentro lo staff per allenare insieme con il mister, da una mano specialmente per gli attaccanti. Parlando anche con il direttore si è fatto un accordo come società tutti insieme. Mi piace fare tutti e due ruoli, però adesso piano piano devo capire anche sul campo, perché
nella vita puoi essere un buon giocatore, ma non si sa se sei bravo a fare altre cose. Devo provare, e il mister c'ha tanta esperienza, c'ha una società così importante dietro, devo cercare solo di non sbagliare. Pensavi di aver finito con le conferenze stampa, invece ti ritrovi lì. Senti, la decisione è maturata nel tempo, mi sembra di aver capito, tempo breve, però è maturata. Cioè, avevi in programma questa cosa o ti ha stimolato, diciamo? Pensavi di stare ancora un po' fermo? No, io l'anno scorso ho avuto qualche proposta anche di Serie A, andare a fare questo ruolo qua, però avevo voglia di stare un po' con la famiglia, perché poi ho due figli e dopo un anno volevo stare un po' a casa. Poi mi è capitato, ringraziare il direttore, fare la chiacchierata che il direttore e quel mister mi hanno fatto ogni voglia di stare un po' un'altra volta dentro lo spogliatoio, perché poi lo spogliatoio è stata la mia vita, è stare su un campo e cercare di mettere la mia esperienza. Io cercherò di fare quello che mi chiede la società, che mi chiede il mister, e dare il mio contributo ai ragazzi che sono giovani, di farli migliorare. Ecco, si può dire che Marino ti ha inventato prima punta, adesso prova a inventarti dirigente? Io gli ho detto oggi, mi fate tre cose tutti insieme, per me sono già troppo. Però devo ringraziare, perché quando si giocava a Udine ha avuto la fortuna e farmi giocare davanti, e da lì è poi partita la mia carriera. Ecco, ascolta, tu ti dedicherai solamente al discorso legato agli attaccanti, alla cura degli attaccanti, o avrai anche un occhio al settore giovanile del club? No, io in questo momento qua ho più... sono stato chiamato per fare gli attaccanti e per stare un po' vicino in mister, però insieme con il direttore, parlando anche con il direttore, mi piacerebbe anche di fare questo ruolo qua. Cioè, c'è la possibilità anche questo ruolo qua di vedere anche poi se settore giovanile, cercare di vedere qualche ragazzo per portarli in prima squadra, perché poi ci sono la primavera da seguire, c'è tante cose da vedere. Piano piano insieme con il direttore facciamo questo percorso qua. Andrea Bonatti, città della Spezia. Benvenuto alla Spezia, ovviamente. Quindi, insomma, un'occhiata al parco attaccanti dello Spezia chiaramente l'avrei già dato, l'avrei già seguito. Insomma, ci sono tanti ragazzi giovani, alcuni si sono già messi in mostra, alcuni si devono ancora fare. Ecco, secondo te qual è, insomma, diciamo, la base di partenza da cui iniziare un percorso di crescita per certi elementi? Allora, sono tanti giocatori nuovi, hanno cambiato parecchi giocatori, specialmente anche davanti, sono arrivati giocatori giovani che anche domenica ho visto la partita, hanno fatto benissimo davanti. Io credo di lavorare tutti i giorni sul campo, cercare di fare quelle che ti chiede in mister e dare qualcosa di più, perché poi il giovane di oggi un po' è cambiato, non è più la mentalità come 20 anni fa che giocavo io. C'è un po' più pazienza, c'è un po' più dargli voglia di dimostrare, perché anche la nazionale vediamo che Mancino ha chiesto di far giocare di più italiani, perché in nazionale c'è poco. Noi cerchiamo anche di questo, di far crescere i nostri per portare anche un livello così importante. Ecco, nella tua esperienza, poi al di là delle doti tecniche chiaramente che si possono migliorare, ma poi in parte sono anche innate, cosa fa la differenza, se dovessi spiegarla a un giovane, tra fare una carriera poi di alto livello oppure rimanere, addirittura smettere, perché poi sappiamo che l'incidenza, insomma, di ragazzi che smettono di fare calcio anche tra quelli che hanno esordito tra i professionisti è altissima, insomma. Io credo la differenza la fa la testa. Io credo un ragazzo di oggi, se ha 17-18 anni e pensa già di essere in Serie A, di essere un campione, è una cosa sbagliata, perché poi in Serie A ci arrivano tanti giocatori, poi rimanerci nel calcio non è facile. Io credo invece un giovane va seguito, va anche rispettato un po', perché purtroppo quando sei giovane qualcosa sbaglia anche fuori del campo. Però c'è un po' più pazienza, perché noi abbiamo bisogno del calcio italiano, avere i ragazzi che portiamo in nazionale, perché negli ultimi 10 anni siamo la nazione che portiamo pochi giocatori in Serie A, pochi giocatori in nazionale. Noi se guardiamo la Spagna, guardiamo l'Inghilterra, guardiamo la Germania, negli ultimi anni hanno cambiato molto. Che impressione ti ha fatto lo Spezia come struttura? È pronto per il grande salto per la Serie A? Ma io sono sinceramente 2 anni che vengo un po' a Spezia, anche avevo il mio amico Pietro Fusco, che è direttore e molto amico, venivo sempre ogni tanto a trovarlo. Io credo che la Spezia è una grandissima struttura, è normale che per arrivare in stati di qualità, per fare in Serie A, intanto devi fare un gruppo di gente che lavora bene. E poi la struttura c'è una società dietro che il presidente che investono molto, speriamo di portare quella Serie A che tutti
la chiedono qui di città di, della Spezia. Ti faccio la domanda quasi obbligata, è più banale, la domanda della tua carriera, cioè ridiresti no alla Juventus, ripensandoci 8 anni dopo con tutto quello che... No, ti ripeto la domanda che mi ha fatto lui, quando uno è dentro di sé ha un progetto, ha una voglia di fare bene a una città che stai bene. Io a Udine stavo benissimo, avevo la mia famiglia, avevo una società dietro molto forte, i tifosi che mi volevano bene. Per cambiare, quando è una società che stai benissimo, io ho fatto una scelta di vita, non solo per i soldi perché potevo guadagnare di più, però ho fatto una scelta di vita, scelta con la mia famiglia, alla fine ho azzeccato tutto. Tu sei figlio di un calcio che noi rincorriamo, ma che forse non c'è più, di un quartiere che era quello della Duchessa, che era una specie di portaportese, no? Cioè, poi l'hanno cancellato, so, non c'è più, però giocavate per strada, cioè quello era il calcio che ha prodotto vicino a te gente come Caccia, come Montella, come Baiano, la gente che ha fatto carriera partendo proprio dall'asfalto. È quelle che manca un po' adesso, perché adesso un ragazzino di 7-8 anni vede l'erba sintetica, vede un campo con l'erba, io quando giocavo arrivavo a casa e avevo distrutto perché poi cascavo, tutto graffiato, però quello è un calcio diverso di adesso. Adesso anche per avere strutture nuove, anche per far migliorare i giocatori, perciò devi fare un salto di qualità in più, perché un giocatore già è pronto a avere già tutta la struttura. Io quando andavo a giocare alla fine si faceva la doccia e via, non c'era nulla, e lì migliora tanto. La strada è quella che conta molto. Ecco, già parlato un po' dell'attacco spezzino, il più simile forse a te può essere Pierini, è un giocatore che, cioè, adesso è abituato un po' a fare l'esterno, ma secondo te può essere, visto che c'è anche questo fiuto del gol, può essere trasformato in una seconda punta forte, comunque un giocatore d'area? Sì, quello che ho visto io è uno che vede molto la porta. Domenica ha fatto il secondo gol da un giocatore da attaccante forte. È un ragazzo giovane, prima anni che gioca in Serie B, c'è un po' tranquillità, perché poi dopo il calcio da 3 domeniche si parla diversamente. Facciamolo lavorare, facciamolo crescere tutti insieme. Secondo me può migliorare ancora tanto, è un giocatore che secondo me a fine anno farà benissimo per la Spezia. Volevi aggiungere qualcosa, Guido? No. Siamo orgogliosi che siamo riusciti a portare tutto con noi, per cui è un grazie alla società. Grazie. Grazie.